Benvenuti alla seconda puntata di Road to Cyberpunk LARP. In questo video voglio parlarvi delle meccaniche dell'evento create dall'associazione Proxima per far vivere il mondo di Cyberpunk. Si tratta di una parte fondamentale in un LARP perché le meccaniche devono essere ben dosate per dare una giusta impalcatura, senza però soffocare l'interpretazione e l'immersione, la parte alla fin fine più importante di un LARP che lo differenzia da un classico gioco di ruolo dal tavolo. Prima di tutto però una precisazione. Tutte le informazioni che troverete in questo video ovviamente le trovate anche sul sito di Cyberpunk LARP, quindi non mi andrò a dilungare o entrare troppo nello specifico perché mi interessa infatti mettere il focus su quegli aspetti particolari, originali, unici o quantomeno interessanti che sarà possibile vivere in questo specifico evento, cioè quello che lo rende diverso dagli altri. Vi ho già parlato in altri video di come solitamente il combattimento sia semplificato nei LARP e di come esistono particolari keywords utilizzate per simulare poteri, capacità speciali o comandi di gioco. E anche in questo evento esisterà una cosa del genere con il termine override, e questa sarà la parola con cui usare i poteri della informatica. Ok, ci siamo capiti. Ma partiamo dalle basi. Ogni personaggio a Cyberpunk LARP avrà accesso ad alcune caratteristiche uniche. Tutti questi tratti hanno un nome specifico tratto dall'ambientazione, utile per comprendere facilmente di che cosa stiamo parlando. Quindi andiamoli a vedere. I corporativi sono i classici uomini di potere con troppi soldi e letteralmente il loro tratto distintivo è avere tanti soldi, che in gioco avranno una loro utilità, oltre al fatto che hanno anche tutti i contatti della corporazione. I runner sono praticamente gli hacker di Cyberpunk e a loro sarà dedicata una specifica modalità di gioco che simuli l'hackeraggio dei sistemi, una cosa che però non avrà bisogno di particolari competenze tecniche o elettroniche, perché si tratterà di un minigioco dove i vari runner dovranno mettersi dei visori con cui potranno muovere in remoto una macchinina all'interno di un labirinto. I Fixer sono invece un tipo di personaggio abbastanza duttile nell'evento. Sono in pratica coloro che reperiscono oggetti, informazioni e trovano le missioni o comunque ne sono parte, quindi le possono rigirare ad altre persone. Gli Hound invece sono letteralmente i mastini, gli investigatori. Chiamarli poliziotti nell'ambientazione di Cyberpunk non è propriamente corretto, però ci siamo quasi. I Ronin, come può suggerire il nome, sono letteralmente guerrieri potenziati grazie a vari impianti e con la possibilità di essere ulteriormente modificati per sbudellare meglio i nemici. Al tratto media è, come intuibile, legata a tutta la questione di informazioni. In gioco ci sarà un'app utilizzabile da tutti, con cui è possibile leggere le notizie, scoprire informazioni, effettuare i pagamenti con la valuta di gioco e, nel caso di personaggi con il tratto media, loro avranno la possibilità di pubblicare informazioni sulla rete, foto, video, rivelando così segreti o mettendo semplicemente nei casini il prossimo rivelando l'informazione sbagliata. I tech, invece, sono coloro che innestano i nuovi impianti e che si prendono anche cura dei giocatori. Nell'ambientazione di Cyberpunk, alla fin fine, il confine tra medico e tecnico è sempre più sbiadito. E a quanto pare il ventaglio di possibilità di diversi impianti in Cyberpunk LARP sarà semplicemente enorme. Perché a quanto pare quei folli di Proxima hanno preso ispirazione dal Chromebook degli impianti di Cyberpunk 2020, con qualcosa come 100 diverse tipologie di impianti tra cui scegliere. Chiaramente il piccolo contrappasso di potersi impiantare quel che si preferisce è che, oltre a doverselo permettere, quindi magari dover combinare le peggio cose per trovare i soldi, c'è anche la perdita di legami emotivi, memorie molto importanti all'interno dell'evento e, più filosoficamente, la propria umanità.
Gli ultimi due tratti sono abbastanza didascalici e comprensibili. Sono il boss che letteralmente ti metterà a capo di corporazioni, gang o organizzazioni varie e quindi letteralmente si partirà con una carica di potere. E infine le celeb, in pratica celebrità, gli influencer dell'ambientazione, che hanno il potere letteralmente di influenzare le masse e quindi fare pressione sugli altri personaggi. Pensate che sia finita qui? Pensate di aver finalmente capito come un personaggio di Cyberpunk è realizzato? Bene, dimenticatelo, perché questi tratti saranno acquistabili in tre momenti diversi della creazione del personaggio in Cyberpunk LARP. Il primo è il teaser, uno scheletro del proprio personaggio che ne definisce il gruppo di appartenenza e alcune informazioni di base, ma molto importanti. A questo scheletro si aggiungono altri due tratti scelti tramite specifiche quest. Ogni ruolo all'interno di queste quest è associato a un tratto, quindi alla fine il nostro personaggio sarà caratterizzato da tre tratti. Potrebbero quindi essere tutti diversi o tutti dello stesso tipo, identificando un personaggio molto specializzato in quello che fa. Per esempio, scegliendo un teaser e due quest con il tratto Ronin, il nostro personaggio sarà il perfetto assassino. Ovviamente niente ci impedisce di scegliere tratti diversi e quindi ottenere personaggi che possono fare un po' di tutto e diciamo possono essere molto duttili. Quindi vi ho accennato dell'app di gioco e dell'economia che passa tramite l'app di gioco con cui si pagheranno tutti i servizi, anche il cibo in gioco ovviamente. Vi ho accennato a override, la keyword specifica dell'evento con cui attivare i propri poteri, tutto quello che non è possibile effettivamente rappresentare fisicamente con la regola del quel che vedi è quel che è. Mancano solo un paio di cose. La prima è la meccanica della memoria, un concetto fondamentale dell'evento, già che tutto gira intorno ai ricordi, alle memorie perdute, quello che bisogna riscoprire e quello che succede se si perdono, appunto la cyberpsicosi, dovuta a continue, imperterrite modifiche del proprio corpo. Ma sono sicuro che tutti voi lo state chiedendo: come ci si sparerà in Cyberpunk LARP? E la risposta è: niente nerf. O meglio, solo la versione Alpha Point del Nerf o corrispettivi simili. L'evento stesso metterà a disposizione la possibilità di affittare armi customizzate appositamente con questa idea e concetto, perché il fatto è che dovranno solo riprodurre rumori e luci. Insomma, niente proiettili Nerf che volano in giro per la rocca in cui sarà ambientato il live. E lo capisco, questo rischiava di rovinare l'immedesimazione, però adesso io mi ritrovo a piangere sulla mia enorme collezione di armi nerf che non potrò utilizzare. Hello darkness, my old friend. Grazie per aver seguito Road 2. Spero vi siate divertiti. Nel caso, lasciate un mi piace, un commento o condividete il video. Se volete aiutarmi a migliorare il format, potete supportarmi tramite Patreon, come già fanno queste persone, che ringrazio caldamente. Noi ci vediamo alla prossima.